Buongiorno ai telespettatori di Le Fonti TV. Siamo giunti alla conclusione della settimana televisiva che Le Fonti ha dedicato al diritto penale d'impresa e ci concentreremo oggi in questo ultimo appuntamento proprio sulla figura dell'avvocato penalista, quindi sull'impatto che ha avuto questa emergenza sanitaria sulla professione e sulle criticità, insomma, che sono chiamati ad affrontare gli avvocati penalisti e su come è cambiato e cambierà il ruolo e il mestiere di penalista. Peraltro è proprio di ieri sera la notizia della riapertura dei tribunali a partire dal 1 luglio, quindi con diciamo un mese di anticipo, anche se un mese di ritardo rispetto al paese, ma un mese di anticipo rispetto a quanto era stato previsto dal decreto Cura Italia, che aveva fissato al 31 luglio la riapertura dei tribunali, fissando appunto le regole del processo da remoto. Ma ecco, come avverrà questa riapertura, questa ripresa? Qual è il contesto? Quali criticità sono chiamati ad affrontare gli avvocati penalisti e quali sono le sfide future per la professione? Affronteremo tutti questi temi grazie ai nostri ospiti di oggi che vi presento e che sono l'avvocato Andrea Sogliani, presidente della Camera Penale di Milano. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi e grazie mille per l'invito. Grazie a lei per essere qui con noi e grazie anche all'avvocato Giuseppe Fornari, fondatore dello studio legale Fornari e Associati. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a chi ci ascolta, buongiorno al mio presidente della Camera Penale di Milano. Ciao Andrea. Ecco, io partirei da lei, avvocato Sogliani, proprio perché, per chiederle, insomma, qual è, secondo quanto risulta appunto alla Camera Penale di Milano, che sta raccogliendo dati e informazioni sul funzionamento dei tribunali, qual è il contesto in cui, la giustizia penale si appresta a ripartire tra, appunto 18 giorni? Prego. Allora, il contesto è un contesto molto delicato, molto complicato e per la verità anche poco comprensibile nel suo dettaglio. Lei dice che la Camera Penale sta tentando di raccogliere dei dati, è verissimo, noi sono giorni che tentiamo di comprendere se e come ripartirà questa giustizia. Abbiamo dei dati sulla Corte d'Appello, dalla quale comprendiamo che vi è una ripartenza in corso a partire dal 1 giugno, sostanzialmente con un'attività che va a un regime del 35-40% rispetto a quello precedente al coronavirus, insomma rispetto a quello che sarebbe stato senza il coronavirus. Abbiamo grosse difficoltà a comprendere invece se il Tribunale sia in effetti in una situazione di ripartenza. Io sono più convinto che questa ripartenza stia andando molto a rilento all'interno del Tribunale. Questo lo dico, Giuseppe, tu avrai avuto forse la stessa sensazione se solo si cammina all'interno dei corridoi dove ci sono le aule del Tribunale. Sembra un deserto, noi siamo per Milano, vediamo che tutto sta ripartendo, il Tribunale invece sembra molto molto lento. Come riparte? Riparte con delle grosse difficoltà di accesso agli uffici, con delle grosse difficoltà di accesso alle aule, con l'introduzione di queste udienze da remoto, per cui le udienze non vengono celebrate in aula, riparte, diciamo, in termini completamente diversi rispetto a quelli che avevamo. Alcune cose di positivo, per la verità, l'emergenza io credo che le abbia portate, però, perché quando diciamo che non si entra negli uffici delle cancellerie, io penso che il coronavirus porterà di buono la possibilità di accedere ai fascicoli in maniera informatica. Questo è l'unico dato positivo che spero ci porteremo dietro dall'emergenza coronavirus. Tutto il resto è qualcosa che rischia di andare a colpire i diritti difensivi, che rischia di andare a svilire l'attività che vorrei portare subito troppo tempo con questa prima introduzione. Ecco, abbiamo dei piccoli disturbi sulla linea, quindi appunto il processo penale da remoto, non ha funzionato. Processo penale da remoto, stanno provando a farlo funzionare in qualche sezione, da
dal punto di vista degli avvocati penalisti non può funzionare, soprattutto allorquando si inserisca all'interno dell'attività di audizione di testimoni piuttosto che di discussioni, perché quelli sono momenti processuali in cui è necessaria la presenza, in cui ci si deve vedere in faccia, in cui non può esserci una voce che sia traballante perché la connessione non è così solida. L'avvocato penalista, il processo è fatto di contatto fisico. Tutte le scelte dell'avvocato penalista derivano da quello che lui è in grado di percepire in quel momento e di vedere all'interno dell'aula. Il processo da remoto non ha funzionato perché si perdono tutte queste, diciamo, comunicazioni non verbali che sono fondamentali ai fini di raggiungere il libero convincimento del giudice, e peraltro non poteva funzionare perché lo si voleva installare su una piattaforma, che era una piattaforma totalmente inadeguata comunque rispetto al fine che si voleva raggiungere, perché la piattaforma era una piattaforma con finalità comunicative, per creare momenti di incontro, non certo per creare un processo. Basti pensare che nell'ambito di queste udienze da remoto non ci si riesce a vedere tutti in faccia, sono tante le udienze dove si vede uno dei tre giudici, non tutti e tre, magari non si riesce a vedere il pubblico ministero, piuttosto che non si riesce a vedere il collega di parte civile, manca quella immediatezza. Manca quel confronto, manca quel contraddittorio che è imprescindibile all'interno dei processi. Mancano anche tante altre cose, perché poi manca la pubblicità, manca la possibilità di diffondere verso l'esterno quello che accade all'interno delle aule. Diciamo che veramente io credo che sia stata un'idea che è stata inserita per ragioni efficientistiche, perché si pensava di poter andare avanti in questo modo, ma venivano sacrificati e sarebbero stati sacrificati troppe parti di diritti difensivi, e per fortuna quindi non ha preso piede, e spero che non prenda piede, ma spero anche che regredisca rispetto a quella parte di processo da remoto che ancora esiste, che è legata alla partecipazione dei detenuti alle udienze. Quello è un tema che ancora va affrontato, sul quale bisogna tornare ad avere i detenuti in aula. Ecco, Avvocato Fornari, qual è la sua esperienza? Nel senso, il processo da remoto significa non garantire il giusto processo? Ah, guardi, la situazione intanto l'avvocato Soriani l'ha descritta perfettamente, mi viene da sorridere perché il suo audio non sempre era perfetto ed è la testimonianza plastica di come una conversazione, insomma, di questa natura, che è quella importante perché cerchiamo di spiegare e stiamo trattando dei temi delicati, come dire, possa avere dei problemi legati all'audio piuttosto che al video. Voi immaginate a questo tipo di problemi che ci sono puntualmente o che comunque rischiano di esserci all'interno di un processo penale. La situazione è una situazione rispetto alla quale diciamo, la emergenza sanitaria, la straordinaria gravità della situazione che abbiamo affrontato, intanto come dire, è figlia di una serie di problemi che partono dalla fase fisiologica. Mi spiego meglio. La giustizia è stata bloccata ed è stato bloccato un servizio pubblico essenziale. Forse, anzi, credo non poter essere smentito se dico che è l'unico servizio pubblico essenziale che è stato totalmente bloccato o per il 90% bloccato. Perché è stato bloccato? Perché l'idea appunto era quella di sostituire l'idea di una parte del mondo della giustizia e degli operatori del diritto di sostituire in questa fase il processo penale con le udienze da remoto, che diciamo, è un tema, diciamo, è una scorciatoia che sopprime le garanzie di cui ha parlato il presidente Soriani. E in realtà, però, noi avremmo potuto fare i processi e noi avremmo voluto fare i processi. Perché non l'abbiamo potuto fare? E perché dico che questa cosa parte dalla fisiologia? Perché noi abbiamo un po' di problemi che sono legati diciamo, a scelte che risalgono a ben prima dell'emergenza che abbiamo. Per esempio, non abbiamo delle aule adeguate. Se noi avessimo avuto delle aule grandi, adeguate, con microfoni funzionanti, con un sistema di reazione funzionante, e parlo del Tribunale di Milano, cioè del più importante Tribunale d'Italia, probabilmente avremmo potuto
noi ci siamo detti disponibili a fare le udienze in sicurezza, distanziati, con tutte le cautele del caso, ma trattandosi di un servizio pubblico essenziale avremmo fatto i processi, salvaguardando quei principi che ha detto l'avvocato Soriani, che noi abbiamo ribadito in ogni sede, per cui è perfino stucchevole ricordarli ancora, ma insomma è inimmaginabile pensare che io possa sentire un test in un processo delicato, in realtà i processi italiani sono tutti delicati, non faccio neanche differenze, attraverso uno strumento come quello che noi stiamo utilizzando per fare questa nostra chiacchierata. Io devo poter vedere anche l'alzata del sopracciglio del mio interlocutore, del test che sto esaminando, devo guardare mentre discuto nella fase finale del processo, mentre raccolgo le idee, mentre sto facendo la mia arringa, devo guardare i tre giudici in faccia, lo diceva prima l'avvocato Soriani, il pubblico ministero, devo capire se sto dicendo delle cose che sono per loro interessanti, se sto cogliendo il punto di quello diciamo centrale che interessa loro, oppure invece magari guardandoli capisco che devo cambiare il tono della voce piuttosto che deviare in parte il mio discorso per attrarre maggiormente la loro attenzione. Sono sensibilità, percezioni che l'avvocato penalista ha e non può che avere soltanto in aula. Quindi diciamo questo è il punto della questione. Tuttavia, diciamo, se noi fossimo stati messi in condizione di farle, non ci saremmo tirati indietro. Anzi, per noi è stato un problema serissimo non affrontare il processo. Teniamo conto che ci sono una serie di conseguenze gravissime legate al fatto che tanti processi non si sono avvenuti. Il primo è il rendere l'amministrare la giustizia, il rendere la giustizia per i cittadini, ed è il primo punto ed è forse il più drammatico, ma il secondo ha anche un impatto sulla nostra categoria. Diciamo, non tutti i colleghi, anzi il 95% dei colleghi vivono dell'attività quotidiana, non hanno studi con 10, 15, 20 professionisti attrezzati e con diciamo anche una scorta o delle spalle così larghe da poter reggere un'interruzione così lunga. Questo sta creando dei problemi giganteschi. Stiamo restando poi l'altro aspetto che riguarda la politica della assoluta, come dire, non curanza del governo rispetto alle problematiche dei liberi professionisti. Insomma, davvero tantissimi problemi da non affrontare in modo ideologico. Noi abbiamo fatto delle proposte dicendo che cosa si sarebbe potuto fare, quali parti del processo si potevano fare da remoto, qualcuno è contrario tout court. Io penso per esempio che le cosiddette udienze di smistamento, piuttosto che le udienze in camera, alcune udienze in camera di consiglio si possono fare da remoto, pur nelle loro difficoltà. Certamente non si può fare l'istruttore dibattimentale, questo è che è il cuore del processo, questo è il punto. Certo, peraltro appunto è necessario anche individuare delle modalità per rendere più snelli i processi, dato che appunto in questi tre mesi, oltre all'accumularsi di nuovo contenzioso, si stanno accendendo anche i nuovi reati legati all'emergenza sanitaria di qualsiasi natura. Basti pensare alla criminalità organizzata che si inserisce laddove c'è una crisi economica, le tensioni sociali e ai reati tributari. Ecco, avvocato Soriani, mi rivolgo a lei, quali sono le sfide che sono chiamati ad affrontare gli avvocati penalisti? Guardi, allora, le sfide che sono chiamate ad affrontare gli avvocati penalisti, per la verità forse la sorprenderò un po', ma per me sono abbastanza sempre le solite. Nel senso che quando lei dice bisogna rendere il processo più snello, questa è un'affermazione che io e noi avvocati penalisti in qualche modo abbiamo sempre condiviso, nel senso che il processo deve essere un processo che arrivi a funzionare con magari anche determinate modifiche normative che facciano sì che delle garanzie non reali possano essere in qualche modo estromesse da quello che è il nostro codice di procedura penale.
per arrivare ad avere poi un processo che possa essere celebrato in tempi più rapidi, ma con l'effettività del contraddittorio e una possibilità di arrivare ad avere una prova creata in maniera totalmente soddisfacente. Questa sfida era una sfida che avevamo prima che arrivasse il coronavirus, far funzionare il processo penale, è una sfida che continuiamo ad avere oggi che il coronavirus è arrivato ed è una sfida rispetto alla quale forse il coronavirus, provavo ad accennarlo prima, ci ha dato un vantaggio che è quello di cercare di lavorare, inserirci sulla fase della digitalizzazione dei fascicoli, che è qualcosa che consentirebbe di rendere un po' più moderno il nostro processo penale. Digitalizzazione dei fascicoli, che vuol dire, a Milano ci stiamo lavorando molto, è l'unica cosa sulla quale il governo, forse con enorme ritardo, è intervenuto infine nell'ultimo momento dando dei contributi perché si lavori, si sta cercando di far sì che il fascicolo venga formato in maniera direttamente digitalizzata, non con delle scansioni, col vecchio TIAP avevamo. Si sta cercando di fare in modo che gli atti possano essere depositati anche dai difensori per il tramite dello strumento informatico, mentre prima noi ricevevamo solo le PEC, si andava solo in un senso e non si poteva andare nell'altro. Questi sono degli elementi che credo porteranno a cambiare in positivo la nostra professione. Per tutto il resto, noi avvocati penalisti, al di là di questi nuovi reati, di queste nuove attenzioni, dovremo continuare ad essere le sentinelle dei diritti dei più deboli. Quello continuerà ad essere il nostro ruolo e credo che questo ruolo non cambierà. Ha ragione l'amico Giuseppe Fornari quando dice che c'è qualche udienza rispetto alla quale si può anche mettere in discussione la possibilità di andare da remoto. Io dico che c'è qualche udienza rispetto alla quale si potrebbe pensare che si possa anche rinunciare alla celebrazione dell'udienza, perché ci sono Certo. certe attività che forse potrebbero essere non svolte all'interno dell'udienza. Però non dobbiamo dimenticare che nel periodo del coronavirus la cittadinanza ci ha perso perché un servizio pubblico essenziale è rimasto fermo, gli avvocati ci hanno perso. Ci hanno perso gli imputati, ci hanno perso e molto gli imputati perché sono rimasti fermi i loro processi e il governo che cosa ha fatto? E i giudici sono andati dietro rispetto a questa attività del governo. Ma Avvocato, si sta interrompendo. Abbiamo dei problemi sull'audio. Sì, Avvocato Fornari, intanto mi rivolgo a lei. Quando poi saranno risolti i problemi, torniamo dall'Avvocato Soliani. Avvocato Fornari, abbiamo dei problemi sull'audio. Ecco, Avvocato Fornari, appunto, stiamo Sì. parlando poi di una crisi, no, che coinvolgerà appunto, che ha coinvolto gli avvocati penalisti e in generale il sistema della giustizia penale, giusto? Sì, assolutamente sì. Avvocato Soliani stava facendo riferimento al fatto che, insomma, appunto noi veniamo fatti passare come quelli che si sono opposti alla celebrazione dei processi, come abbiamo provato a spiegare, ma credo che sia abbastanza chiaro ormai che è tutto il contrario. Il tema è che ogni volta che c'è un problema, questo problema non può essere risolto eliminando le garanzie degli imputati. Questo è il punto della questione. In ogni caso, lei ci faceva prima un'altra domanda, cioè se oggi noi ci troviamo ad affrontare nuove sfide. Fermo restando convincimento mio, abbiamo la stessa cultura da questo punto di vista delle garanzie, io l'avvocato Soliani, di quello che lui diceva, sono fermamente convinto che il nostro ruolo è quello di essere le sentinelle dei diritti. Non c'è dubbio che noi ci troviamo oggi. Però davanti a ci troveremo né più nei prossimi mesi davanti a una crisi economica straordinaria. Sappiamo per esperienza che ad una crisi economica così importante fa seguito un aumento dei reati e soprattutto dei reati economici. Quindi per chi come me si occupa di diritto penale dell'impresa, lo fa anche l'avvocato Soliani. È evidente che avremo tutta una serie di vicende, tante vicende di cui doverci occupare, non solo quelle legate ad aspetti sanitari, ma evidentemente
facendo più strettamente riferimento alla crisi economica, avremo dei reati tipici che seguono le importanti crisi economiche. L'abbiamo visto nel post di Manbrada. Aumentano i reati tributari perché le imprese fanno fatica e anche le persone fisiche a pagare le tasse. Qualche volta ovviamente succede che vengono elevate delle contestazioni anche di carattere penale. È evidente che ci saranno delle società che sono in crisi finanziaria importante, questo può far scaturire dei problemi legati ai reati fallimentari. E ricordiamo tra l'altro che da poco i reati tributari sono stati inseriti nell'elenco dei reati presupposto della legge 231, quindi anche qui ci sarà un tema di un altro aspetto di cui noi anche ci occupiamo, che è quello della prevenzione dei reati. Ecco, questo periodo per esempio ha sicuramente fatto sviluppare ancora di più questa parte della nostra professione, della nostra attività, cioè quella legata alla consulenza preventiva per cercare di evitare di andare a processo, no? Il ruolo del penalista in questo senso si è modernizzato, interviene anche per incidere sulle dinamiche interne delle società per evitare che i reati vengano commessi o comunque per cercare di prevenire le contestazioni dei reati. Questo non toglie che il nucleo del processo, il nucleo della nostra attività, e con la toga sulle spalle ed in aula a difendere i diritti dei nostri assistiti. Certo, comunque lo ricordiamo, e lei l'ha ricordato prima, la crisi che sta vivendo la professione e la mancanza, direi pressoché totale, di aiuto da parte, o di sostegno insomma da parte del governo. Direi totale. Ecco, se non con interventi sporadici e dopo ripetute richieste di intervento, insomma questo poi riguarda la totalità delle libere professioni. E qui c'è un tema che riguarda tutte le professioni indubbiamente, e c'è un tema anche, mi consenta di dirlo in maniera dritta, di essere all'altezza delle sfide che abbiamo davanti. Ovviamente noi ci occupiamo, in questo momento stiamo discutendo di questo, e diciamo da avvocati e penalisti ci occupiamo del tema, mi sembra un tema di carattere generale, ma venendo a noi è evidente che c'è un tema di svecchiamento, lo ricordava prima bene l'avvocato Soriani, della parte procedimentale, cioè della parte delle indagini, attraverso la digitalizzazione, ma abbiamo davanti un problema gigantesco che riguarda la crisi di credibilità della magistratura, e davanti questo è un altro problema che non c'entra nulla con il Covid, ma è un tema gigantesco. E guardi, siccome viene sempre raffigurata questa idea del contrasto tra gli avvocati e i magistrati, a noi sta a cuore la credibilità, l'indipendenza e l'autonomia della magistratura. Sta talmente a cuore che pensiamo che debba essere fatto presto un intervento da una politica forte, capace di intervenire e capace di essere all'altezza delle sfide che ci sono, e che anche questo tema che è emerso drammaticamente in questi mesi di una crisi di credibilità della magistratura sia un tema su cui bisogna intervenire in maniera drastica. Noi abbiamo fatto tante proposte come Unione delle Camere Penali, come avvocati, come liberi pensatori, sarà bene che ci mettiamo a lavorare anche su questo. Abbiamo una grande chance, sempre dopo le crisi ci si trova davanti a delle grandi chance di cambiamento, no? Ce l'ha l'intero paese, ce l'ha anche il mondo della giustizia, ce l'ha anche il mondo della giustizia penale, ce l'ha anche la magistratura, ce l'ha anche l'avvocatura naturalmente. Forse è il caso che si mettano insieme, non dico di chiamare gli stati generali della giustizia, ma che si mettano insieme gli avvocati e i magistrati e che siano scaltati da una politica, diciamo, attenta ad un tema così delicato come quello del processo penale. Certo, assolutamente. Insomma, speriamo di riuscire a sentire meglio l'avvocato Soriani. Ci siamo perso un tuo pezzo, Andrea. Adesso sei in modalità muto. Avvocato Soriani, io non posso vederla. Io però... vi ho sentito benissimo e devo dire che condivido ogni parola di quello che Giuseppe ha detto.
sono convinto e spero che da questa crisi si possa uscire con un rilancio. Ho qualche perplessità sulla data del 1° di luglio, perché purtroppo io credo che la macchina della giustizia milanese ripartirà più avanti e non il primo di luglio. Anche perché, Andrea, tante udienze sono state già rinviate. Hanno già rinviati i processi. Noi avevamo provato a chiedere che non lo facessero come Camera Penale, invece tanti sono già stati rinviati. Credo però che le cose buone che questa crisi ci ha portato a valutare, meditare, sono sicuro che resteranno e mi auguro che resteranno, perché anche la magistratura non può che condividerle. Credo pure che questa crisi ci ha portato a capire che ci sono anche tante cose semplici che possono portare a migliorare il mondo giustizia, perché il tema della organizzazione, lo dicevi tu prima Giuseppe, il tema dell'organizzazione in termini di spazi, in termini di tempi, delle aule di giustizia è qualcosa che avremmo dovuto, sul quale noi chiedevamo che si intervenisse da sempre. Spero che col coronavirus si decida di intervenire. Forse gli ascoltatori non sanno che noi passiamo intere giornate ad attendere che il nostro processo, che è fissato come 1º, 8º, 15º, non lo sappiamo, venga chiamato, e quindi il nostro tempo viene impiegato in attesa. In un mondo normale basta un'organizzazione diversa perché il tempo di tutti non sia svilito in questi termini. Con il coronavirus questo potrebbe accadere, forse, spero, dopo il coronavirus. Certo. Ecco, sono cose semplici. Assolutamente, contiamo veramente che, come sottolineava anche l'avvocato Fornari, questa emergenza sia, insomma, un'occasione per una ripartenza nel vero senso della parola. Io vi ringrazio per essere stati con noi e per il vostro prezioso contributo, l'avvocato Andrea Soliani, presidente della Camera Penale di Milano. Sono io che ringrazio voi e mi scuso davvero per questo difetto di connessione, ma sono dovuto scappare lavorativamente all'estero. Quindi. Assolutamente, poi l'aspettiamo volentieri in studio quando sarà possibile. Aspettiamo anche lei, avvocato Giuseppe Fornari, studio legale Fornari Associati e avvocato penalista. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, saluto Andrea, saluto lei, la ringrazio e quelli che ci hanno ascoltato. Grazie molto. Un saluto a tutti, anche ai nostri telespettatori, e restate con noi.